The Diofield Chronicle, nuovo titolo in arrivo. Oggi proveremo una demo. Titolo che avevamo scoperto all'epoca del suo primo annuncio e che ci aveva colpito tanto. Ora la grande domanda è: ci colpirà anche all'atto pratico con questo, spero, ricco gameplay? Strategia in tempo reale, un approccio alla strategia molto particolare, come vedremo, ma ho grandi aspettative. Spero che non vengano deluse. Allora, missione di recupero. Dobbiamo eliminare tutti i nemici e evitare che tutti gli alleati vengano So uccisi. far, so good. We need to be sure the bandit's target hasn't come to harm. To the carriage. Allora, primo obiettivo, verificare che siano tutti in ordine. Allora. Tutte le unità qui. Are you hurt? Who are you? Let's just say that we're soldiers. Soldiers? Then might I ask you to secure this area? You will be rewarded, of course. Oh, and take this as well, just in case. It's a prototype, but it should serve you well. Ci ha chiesto di mettere in sicurezza l'area e ci ha affidato un prototipo. Certainly. Please, seek shelter and leave the fighting to us. Di cosa non si sa. Who do you lot think you are? Sticking your nose in where it don't belong. Hand her over! Vogliono che gli consegniamo la donna. Everything's going according to plan. You remember the next steps, Rias? Allora. Attaccando da dietro si può fare un'imboscata. C'è anche il raggio di visione dei nostri nemici. Good. Then let's get this done. Gli obiettivi sono indicati. Stato della battaglia, la panoramica, la vediamo. Allora. Tipo miniature. Mi piace molto questo stile alla diorama, se vogliamo. E vado. Let's get going. Ha uno stile molto particolare nei combattimenti. Dobbiamo spostare. Quindi, colpendo dietro. Quindi il posizionamento dei nostri soldati è fondamentale. Ok. Beh, a questo punto io farei esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso. Spostiamo dietro. Facciamo molto più male. Se ne spostassi due, mettiti dietro.
Diciamo che la predominanza è sul... Ok. You're lucky to have made it this far, but your luck ends here. There are even more of them to deal with now. What's the plan? Let's find ways to hit as many of them as we can at once. Does that sound doable, Rias? Allora, l'obiettivo è quello di attaccarne il più possibile tutti insieme. Dunque, ci sono delle skill che possono essere utilizzate spendendo EP. Very much so. I'm ready when you are. Good. Then let's get this over with. Allora, comandi. Pozione. Deve essere a portata. Lui ha l'attacco frontale e lei il insomma, lo scudo sbattuto. Cooldown 8 secondi, quindi ci sono, non so quanti EP abbiamo in questo momento, ma lo capiremo. Allora, potremmo anche vediamo. Allora, Shield Bash di lei. Storditi. È stordito tantissimo. Poi facciamo un assalto frontale che lo porta a posizionarsi dietro. E dunque, e proviamo anche l'assassinio. Ok. Let's get going. Attacco frontale qui. Very well. Poi Shield Bash a questo. Stordito. Assassinio. Ok. Tutti qua. È uno stile particolare, però devo dire che non mi dispiace. Ale. Hey, that orb has started glowing. Does that mean we can use it, perhaps? A royal government prototype, huh? Well, let's see what it can do. No, un prototipo governativo, che quell'affare che si stava riempiendo di energia. Magilumic orbs sono molto potenti. Ah, posso usare il Bahamut? No, vi prego. Ma che meraviglia. Allora, aspetta. Allora, potere 1000, li dovremmo sfondare. Proviamolo. Devo dire, hai la mia attenzione. Caro Diofield, hai la mia attenzione. It would seem I've grown stronger. Thank goodness you were here. Would you mind if I asked your names? My name is Frederick Lester. My companion here is Andreas Ronderson. And our third is Isolair Wigan. We are in the employ of the Wigan family. I see. I am Lorraine Luckshaw,
Are you familiar with Duke William Hende of the Lord's Council? The Duke is establishing a private military unit and has entrusted me with the task. Stanno presentando e lei si sta praticamente occupando della gestione di un'unità militare per conto di un duca. Immagino ci stia per invitare. From what I've seen today, the three of you would be an ideal fit, should you be interested. Per l'appunto. If you are, visit our headquarters at Helm Camp. I will see to it you are let through. Ci ha detto dove possiamo recarci affinché ciò accada. It seems the plan's coming together, Andreas. Aye. Onward and upward. Let's go. Ora hanno un piano, non meglio precisato, che prevedeva l'essere invitati da qualche parte e l'invito l'hanno ricevuto. Andreas and his fellow Central Field mercenaries come to the rescue of a government official, Lorraine Luckshaw, and are invited to join Duke Hende's private militia as a result of the prowess they display. This unit is headed by Commander Yalzim Jordan, a former knight from a mid-ranking noble family. And the mercenary trio's first task is to go and meet their new commander at the unit's base. Lui è il nostro nuovo comandante, che noi dobbiamo conoscere adesso. Perché loro vogliono... Here we are. Entrare nelle grazie. Whoa, di qualcuno che conta, volevo capire. It's amazing! Wow. The Duke is said to be a connoisseur of foreign culture. This he would have had specially imported, I'm sure. Well, well, well. Not just a ragtag band of sellswords after all. I'm intrigued. Greetings, everyone. I'm the General Administrator for the unit, Lorraine Luckshaw. And this is our commander. Yulzim Jordan. I'm in charge of this unit. I assume you're the new recruit. Yes. I am Frederick Lester. Andreas Ronderson. Isola Wigan, at your command. Wigan? Well, he was a brilliant fighter. Never struck me as... the fatherly type. I'm sure you will endeavor not to sully our unit's name. I will. Now, like other mercenaries, we take requests from the citizenry. But with one important caveat. Since this unit is financed by Duke Hende, his orders always take precedence. No exceptions. Don't disappoint him. Allora, siamo appartenenti a una forza di mercenari che si basa sul soddisfare le richieste della cittadinanza, ma essendo alle dipendenze dirette del duca, le sue richieste vengono per prime. I trust in your ability. Once again, I shall now explain. Vabbè, insomma, quello che vi ho detto, questo duca usa i suoi fondi privati e quindi si aspetta un ritorno. And with that... you will surely succeed. Abbiamo a disposizione un negozio. Very well. Si è ripreso l'orb. Possiamo accedere a un po' di cose. Avanzando nella main quest avanzeremo nella storia, ma ci sono degli obiettivi che, se completati tutti, permetteranno di guadagnare delle ricompense aggiuntive. Va bene. Quindi... è un titolo veramente dal sapore antico, almeno mi ricordo un sacco delle produzioni, strutturalmente parlando, dell'epoca PS2 e PS3, ma devo dire che non mi dispiace affatto come... questo penso sia la nostra... il nostro baule privato. Yes. And also... yeah, un'arma nuova. My thanks. Dice, siete stati fortunati a salvare il braccio destro, insomma, un ufficiale governativo e poi entrare nelle grazie. Cioè, sì, sì, una fortuna. Attenzione al fatto che non è stato casuale. Ecco.
Non è stato casuale. Loro vogliono inserirsi. Vogliono inserirsi. Allora. Questa è la mappa. Allora. I mercenari cresceranno man mano che completeremo le quest, potranno aumentare di grado e guadagnare ricompense e perk. Ci saranno anche quest speciali che aumenteranno il nostro grado, diciamo. Ogni elemento del badge può essere potenziato. Sembra che a livello militare si potrà fare tanto. Potremo personalizzare armi, accessori, oggetti e questi orb magilumici. Livello di rarità per le armi, ok. Vabbè, classica componente ruolistica molto molto presente. E ok, quindi io mi sposto un attimo così che voi possiate vedere anche qua, no? Ogni personaggio ha delle caratteristiche. Possiamo andare a lavorare sull'arma, gli stivali, altro accessorio, quindi equipaggiamenti canonici no. Qui non so cosa sia. Gli equipaggiamenti vari, mettiamo un'altra pozione. Qui abbiamo Bahamut come attacco speciale. Qui ci serve un altro orb che in questo momento non abbiamo. Anyway. Vi ho saltato la parte di scambio perché era veramente dettagli che in questo momento ci interessano poco. Yeah, I mean, finding out those bandits' plans, talk about a stroke of luck. Ecco, loro sapevano il piano dei banditi e quindi sono intervenuti apposta per poi inserirsi. I mean, I know you have your ways, Rias, but where did you pick up a tidbit like that? I simply happened across it. This is a big step forward in any case. For Izzy, as she strives to prove herself, and for you and I as we aim to bring peace to the country. Quindi l'obiettivo di Izzy, la donna, è quello di dimostrare il suo valore, mentre gli altri due, Fredret e il biondo di cui mi sfugge il nome in questo momento, vogliono portare pace al paese. May our dreams spur us on to victory. And may we hear, hear. Hanno obiettivi nobili, diciamo, tutti quanti. Provare un'altra missione. The era of myths gives way to an era of great turmoil. War looms dark over the Rotale mainland, and amid the unrest, the common bandit Trovelt Shovia sees his opportunity and establishes an empire. Commanding a disciplined army and versed in modern magic, the empire is a power to be reckoned with. It promptly establishes control over the western part of the continent. Rotale's other nations respond by forming an alliance to combat the threat of the Empire. Despite their combined strength, they were largely powerless to resist the Empire's advance. The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos. The kingdom of Alatane, on Deofield Island, situated off the northwestern coast of Rotale. On the mainland, the war reached a stalemate when the powerful Vermin Republic joined forces with the Alliance. The two sides were now evenly matched. However, localized fighting continued to intensify in a bid to secure jade, a resource for modern magic. With jade believed to be abundant on Deofield, the attention of both the Empire and the Alliance inevitably turned towards the island. The Kingdom of Alatane, ward of the Orgus, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. Non capire se posso inserirmi un mese dopo. Vabbè, ci siamo inseriti nel gruppo del Duca. Un successo. Volevo spiegarvi un po' la parte politica. Got a sec. Allora, in sostanza ci sono
due fazioni contrapposte, l'Impero e l'Alleanza, che erano quelli in rosso e in verde, che si combattono, e poi una nazione esterna, che è quella sull'isola di Diofield, che possiede grandi risorse di giada, a quanto pare che è una risorsa molto importante nell'ottica dell'utilizzo della magia. Quindi diciamo che l'attenzione si sta spostando su questa nazione che era esterna al conflitto, perché appunto detiene questa risorsa preziosissima. Quindi possiamo andare. Right. Oh, bother. Siamo ormai indispensabili per il duca, c'erano dubbi? Andiamo. Allora. Non mi è dato salire, quindi lei si vede che è dietro. Questo hub centrale. Eccoci. As expected. Andreas, if you wouldn't mind, how does that sound? Ah, avendo noi ottenuto grande credibilità, adesso ci invitano al tavolo da guerra dove si pianificano le cose più importanti. Allora, mi siedo. Mappa del mondo e qua ci sono tutte le varie missioni. Chiudi la minaccia dei banditi. Completare la missione in 4 minuti. Uno degli obiettivi. Vado. Mi è risposto su. Andiamo, andiamo. Risolviamola noi. Our next mission has come directly from Duke Hende. It will be carried out along with other mercenary units. The target is a large-scale bandit camp in the Rhaegar Highlands, on the border between Centralfield and Westfield. Droves of mercenaries from across the region have been mobilized for this particular task. We will combine to make a large strike force and attack in concert. So, any questions? Commander, numbers are hardly a boon when the way to the bandit camp leads through a narrow gorge. Indeed. Rather than engage the enemy head on, we could target their leaders in a stealth attack. Yes. If we take a small unit and set off tonight, we will have a good chance of catching them off guard. Then there should be only a handful of surviving bandits left. The main force can mop them up when they arrive at the break of day tomorrow. You suggest merely pretending to work jointly with the others to steal a march on the enemy. Yes. I propose that Frederick, Isolaire, and myself form a separate task force for this purpose. I also suggest that you join the main group, Commander Yulzin, to draw attention away from our movement. Better keep up the pretense. Very well. If it is a diversion that's required, I would certainly help to make it convincing. I feel we would also benefit from having a talented sniper join our ranks. The knight errant Iscarion would certainly fit the bill, Commander. He is one of the mercenaries participating in the raid. A self-proclaimed knight, no? Very well. I will visit him at the encampment after you set off and ask him to join you. Thank you, Commander. Now, we had better set off for the Rhaegar Highlands. Dobbiamo attaccare un campo di banditi e noi saremo un manipolo il cui compito sarà quello di attaccare dalle retrovie in maniera molto stealth per poi rendere l'attacco diretto delle forze I don't primarie più really semplice. understand why the bandits have started attacking the cliff folk, to be honest. Perhaps they're after some rare treasures. Or maybe there's been a territorial dispute between those that dwell in the Highlands. I suppose we'll have to ask them about that, won't we? Though, I imagine they'll be tight-lipped. All right, then we'd best get ourselves to the base of the mountain. More troops should be joining the main force before long. Yes, the plan is for them to set off for the bandit camp at first light. Good, then we should make haste. Allora, vediamo se riusciamo. Who's there? Ah, Well, giusto. well. What do we have here? You don't look like bandits.
Mercenaries, perhaps. And I might ask, who are you? I am Iscarion Colchester. He's here already? Wow! Amazing! Commander Jordan works ever so quickly. No, he doesn't work this quickly. A legion of mercenaries all attacking at once would lead to utter carnage and would result in casualties among the people we're trying to help. Also, unlike a regular army, mercenaries are not used to cooperating, meaning they are looking out for themselves and only themselves. A full-on assault is bound to fail. Therefore, I decided it more efficient to eliminate their leaders ahead of time. You are going to do that alone? I prefer my own company when picking out unsuspecting targets. Would you not think it'd be better if we worked together? I suppose it might. You do seem different to the money-grubbing mercenaries I've met before. You've piqued my interest. Let us join forces, if only for the moment. I'll take that as a compliment. Now, we'd better be on our way. Lui è un cavaliere autoproclamato, tale, che si unisce a noi. L'avevamo richiesto noi, in realtà, questo Iscarion. Ma alla fine lui aveva già pianificato di agire in questo modo per evitare lo scontro diretto, voleva eliminare i leader nemici personalmente. Ci siamo trovati nel posto in cui ci saremmo dovuti incontrare se l'avessero appunto chiamato lì, e di conseguenza si è unito a noi. È un famoso arciere. Quindi andiamo. Lui è in grado di fare degli attacchi dalla distanza. Abbiamo... Io voglio farcelo in 4 minuti, se ci riesco. Via! There's a drawbridge over there. It's been raised. No doubt to keep intruders out. But look what's next to it. Their base is turrets. Exactly. If we capture it, we should be able to lower the bridge. Dobbiamo catturare la torre. Ok. Ce l'ho. Allora, vediamo un po' il nostro... Ah, lui agisce proprio di sua sponte, va bene. Qua colpisce ad area. Ale. Let's get going. Push forward. Liscio. Go. Ale. Not done yet. Understood. Ok. Catturiamo. Saliamo il ponte. Ok, bisogna semplicemente camminare sugli oggetti, qui niente. Let's get going. On my way. Allora. Dove vai tu che ho chiamato tutti quanti insieme? Il fuoco amico non c'è, ringraziando il cielo. Ok. Quanto più rapida possibile. Target
I'll take you down. Ali. Andiamo tutto. 2 minuti. 4 minuti è impossibile. Che venga giù con grande. 2 minuti e 40. Understood. Io ci provo. Per ridurre un po' i tempi. Questo aperto. What are you dogs here for? He must be the leader of those bandits. Lui è il capo dei banditi. Ah, ecco, ok. Alcuni nemici hanno attacchi ad aria. Veloce, veloce. Ok. Allora, adesso è il momento di usare tutto ciò che abbiamo a disposizione. Pioggia di frecce. E aspetta che lui sta a corto. Dai, 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 dai. C'ho 9 secondi, non ce la farò mai. Mai nella vita. Mai nella vita. Dio, potrebbe accadere il miracolo, eh. 7 secondi. 3 secondi. Vediamo se riesco a fare. 2 secondi. 1 secondo. Target eliminated. 3 minuti e 59 per adesso, eh? No, ce l'ho fatta! 3.59! Incredibile! Incredibile! Preso tutto! Tutti gli obiettivi! La fortuna è che usano il tempo effettivo. Quindi non è un... Cioè, se metti in pausa il timer si ferma. Colpo di scena. Excellent work. The bandits soon fell apart without their leaders. Yes. Thank you, Commander. By the way, I take it that you heard that someone, in fact, incited the bandits to attack the cliff folk. Yes. And there are knights looking into the matter. As it happens,
Commander, a knight's requested your audience. Fine, I will see them now. You are free to go. Enjoy some well-deserved rest. Qualcuno aveva spinto i banditi ad attaccare. Chi è costui? Well, I suppose we should turn in for the night. Iska? Frederick, long day, wasn't it? It was indeed. Not as long as it would have been without your help. There's a place for an archer of your caliber in our unit. Won't you consider joining us? Thank you. I know I told you before that I preferred to work alone, that I valued my independence. But I admit, last night, my limitations were laid bare. I realized the importance of having allies, not for my own sake, but so I might help more people than I could ever help alone. Iska, let me make something clear to you. We are not the highest authority in this unit. That would be the commander. Oh, I know you answer to Yulzim Yordin. Doing a good job of it too, it seems. Yes, well, we do our best. So, Iska, what say you? Will you join us? I will. Yes. Then welcome to the unit. Si è unito a loro, alla loro unità, più che altro. Narrativamente sembra abbastanza tradizionale. After proving his worth in the fight against Gofren, Iscarian Colchester is asked to join the unit. He had previously fought as a self-styled knight errant, having cut ties with his noble family. Traditionally, the Knights of Alatane rule their own domains and collect taxes from their subjects, from which they pay a portion to the royal government. It is a system widely abused by the aristocracy, who have grown fat off the proceeds. Many of these nobles took up residence in Southfield, a southern region of Deofield. This area is also home to the only trading port on the island. A hub of culture and entertainment, prosperous on the surface, but below lies a dark underbelly where shady dealings are an everyday occurrence. It is a chaotic place, a melting pot of virtue and vice. Quindi Iska è di famiglia nobile, ma con grandi ideali e grandi principi. E c'è una regione che è piena di aristocratici che abusano del loro potere e credo che si finirà esattamente lì. Si finirà esattamente lì, andando avanti. Comunque, allora, per adesso io mi fermerei qua. Tanto abbiamo preso Iscarion. Care to explain yourself? What in the world? Non è amatissimo questo Iscarion, sembrerebbe, ma i suoi intenti sono nobili, nel senso vuole aiutare quante più persone possibili. Comunque io volevo vedere un attimino una cosa prima di andare, cioè equipaggiamenti abbiamo, non abbiamo ottenuto niente di nuovo. Comunque, dicevo, titolo particolare, forse un po' richiamante al passato, ma non mi dispiace sotto certi aspetti. Molto classico, non sembra avere cose particolarmente rivoluzionarie, ma sembra funzionare piuttosto bene. In termini di gameplay, questa strategia in tempo reale strutturata in questo modo non mi dispiace. Certo, un gioco che andrà approfondito, lo analizzeremo magari meglio al momento opportuno, però per adesso questa demo mi ha dato sensazioni molto positive. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, curiosissimo di un vostro feedback, fatemi sapere se vorreste rivederlo. Peccato per la mancanza dell'italiano, perché essendo molto forte sulla narrazione, il fatto che manchi di... cioè, la nostra lingua è un problema per tanti, inutile negarlo, ma confido che il gioco possa in qualche modo rivelarsi all'altezza delle migliori nostre aspettative. Comunque sia, attendo vostre e noi ci vediamo. Alla prossima.